Quest'oggi sono stato imprigionato all'interno di una mappa di Minecraft. E l'unico modo che ho per uscire è completando tutti quanti questi livelli. Sembrano un bel po', sinceramente. Tra l'altro c'è un libro con le istruzioni con scritto come giocare. Ok, quindi cosa devo fare? Trova il pulsante. Basta. Cioè, c'è solo qua. Questa è l'unica regola. Bene, io sono bravo a trovare i pulsanti nascosti, quindi... Allora, livello numero 1, la foresta. Bene, sicuramente sarà mimetizzato qua dietro gli alberi. Tanto sicuro è facile, ragazzi. Sì, io sono veramente bravo in queste mappe qua, quindi ci metterò pochissimo a trovarlo. Poi tra l'altro con uno stanzino così piccolo. Oh, mi raccomando, ragazzi, se voi lo vedete e io no, commentate dicendo Kendall, ma sei scemo, come fai a non vederlo? È lì. Allora, qua non ci posso andare, giusto? Quello là è un pulsante? No, nessun pulsante. Allora, secondo me è qua sulle cortecce, oppure... potrebbe anche essere... Ah, aspetta. Di qua ci posso andare? No. Vedete pulsanti? No, io non ne vedo. Iniziamo male, molto male. Il bello è che 20 secondi fa mi sono vantato dicendo sì, io sono bravissimo. Ma io mi sono dimenticato che adesso posso anche passare attraverso i blocchi semplicemente shiftandomi ed ecco qua il pulsante. Ok, il livello numero 1 è stato fin troppo semplice, l'abbiamo completato, bene. Secondo livello, il deserto. Vabbè, scusa però, se metti così pochi blocchi, cosa ci vuole a trovarlo? Sarà qua. No. E allora deve essere per forza... Aspetta, come faccio a non vederlo? Ah, non ci credo in alto, certo. Meno male che ho tante esperienze in questi tipi di mappe e so tutti quanti i loro trucchetti. Sì, ma... c'è un problema, non ci posso arrivare lì, è troppo... In alto! Come faccio? È in altissimo! Wazam! Zam, 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 bam! Non ci arrivo! C'è qualcosa che non va. Oh, ok, non so come ce l'ho fatta, evidentemente mi sono allungato, sono diventato più alto. Livello numero 3, la spiaggia. Io comunque spero che man mano che andiamo avanti diventino sempre più difficili questi livelli, perché fino ad ora, una passeggiata. Menù, acqua e succo di frutta, ok. Secondo voi mi serviranno questi oggetti? Ne dubito. Forse il pulsante è qua dietro? No, e allora sarà sott'acqua. Come fa un pulsante a funzionare sott'acqua? Infatti non è sott'acqua. No, mi ha trollato. Pensavo fosse qui. Non ci credo, ci sono cascato come un cretino. Non ce l'ho sulla testa. Vuoi vedere che devo fare parkour? Sì, devo fare un parkour sull'ombrellone. È lì. È là sotto, ragazzi, ne sono sicuro. Aspettate, è qua. Eccolo, livello numero 3 completato. Bene. 4, la mesa. Dai, così riusciremo sicuramente a uscire da questo mondo. Ancora un parkour. No, questo mi sa che non è nel parkour. Oh sì, forse è lassù. Beh, tanto vale provarci. Mannaggia. Huzza! Bene. Alla bla bla. Hagadonde. E dove sarebbe il pulsante? No, è là. È là, è qua sicuro. Vediamo. Mi devo buttare. Posso? Non resto incastrato, vero? Dove cavolo è? Ok, io gli avevo detto rendili un po' più difficili. E effettivamente adesso è difficile. Deve essere tipo nascosto in qualche buchino stupido. È sicuramente mimetizzato. L'avete già visto voi, ragazzi? Io non lo vedo. Spero che voi non l'abbiate visto, perché sennò ci sto facendo una figuraccia. È qua? Sì, eccolo. Come faccio a schiacciarlo? Oh! Ce l'ho fatta, bene. Sono riuscito ad allungarmi il braccio. La caverna. Ok. Bello, mi piace che sono tutti quanti diversi. Però io odio i livelli delle caverne con i pulsanti, perché non ci vuole veramente niente a mimetizzare un pulsante con la pietra. Cioè, probabilmente ci sono già passato e non l'ho ancora visto. E qua, credetemi ragazzi, i livelli delle caverne con i pulsanti di pietra sono la cosa più difficile del mondo. Boh, io provo ad andare avanti sperando che debba seguire questa strada. Ok? Cioè, mi sta portando qui. Ci sarà un motivo, no? No, non c'è. Mi vuole portare fuori strada, ne sono sicuro. È lì? Lì forse? Non lo vedo, ragazzi! Sarà forse là sotto? Ragazzi, aguzzate la vista. No. Avrei probabilmente visto qualcosa di 3D se fosse stato lì. Là non c'è neanche. Qua posso scendere? Sì. Ok. No. Se mi butto qua mi incastro. Quindi non può essere lì. Qua forse. C'è un buchetto. Trovato. Non ci posso credere, sono il re, ragazzi. L'imperatore di qualsiasi mappa. Andiamo avanti. Il Nether.
Stanno iniziando a diventare sempre più difficili, devo essere sincero. Ok, siamo appena usciti da questo portale. Il pulsante potrebbe trovarsi anche all'interno della lava, potenzialmente. Eh sì, chi glielo vieta di metterlo qua? Nessuno. Cavolo, se l'ha messo veramente dentro la lava è un infame. Lì, niente. Ok, aspetta, visto che io non prendo danno, utilizziamo questa lava come se fosse dell'acqua. Così posso fare il parkour. Un genio, ragazzi. Ok, what's up? Ora devo andare qua su. Ora qui, ora qui. E l'ho trovato, mamma mia. Ma allora sono troppo bravo. Sto scherzando, ragazzi, so che faccio schifo. Andiamo avanti, parkour. Vabbè, se mi dici che è un parkour. Ma l'ho già visto o sbaglio? No? Mi era sembrato di aver visto il pulsante. C'ho le allucinazioni, palesemente. Vabbè, è veramente facile. Perché ogni volta che dico che è facile un parkour cado? Ogni volta. Dicevo comunque, è veramente facile questo parkour. Non dovremmo avere difficoltà. Bah, vabbè, se è così semplice. Oh, ma non me ne ero accorto, c'è una stanza segreta. Ok, probabilmente quella mi servirà per uscire. Questo parkour invece c'è scritto che è un parkour difficile. E infatti lo vedo già, perché sono tutti salti da 4. Maledizione. Basta semplicemente prendere più rincorsa. Non vi preoccupate, guardate. Ora, così. Così, così e così. Niente è difficile per un imperatore del parkour. Ok. E pensare che qualche anno fa lo odiavo il parkour. Così. Così, così e così. Così, così. Ok. E così. Benissimo. Andiamo. Nessuno mi può fermare. Hadda! Ok. È quello? Come faccio a raggiungerlo? Scusa, ci provo, eh. Oh, oh mio Dio! Meno male che ce l'ho fatta, perché sennò avrei dovuto rifare tutto da capo. La pianura. Bene, bene, bene. Dove è nascosto? Lo so già dove è nascosto. Ragazzi, cos'è? C'è un passaggio segreto qua? Così semplice, veramente? No, non è possibile. Non può essere così facile. Lo fa apposta per prenderti in giro. Crea questi finti passaggi segreti. Tu pensi, ah, sarà lì. E invece no, non è lì. Qua? Neanche. Proviamo a fare questo salto. Ok, è qua? Sì. La tundra. Per fortuna non esistono i pulsanti bianchi. Non ci credo, l'ho già trovato? No. Oh, però potrebbe aver usato la neve più nevosa. In quel caso sono fregato. E invece no, perché è proprio qua di fronte ai miei occhi. Mamma mia, l'oceano. Sì, sì, lo so, questa barca è stupida. Non sono un costruttore. Dai, vabbè, non è brutta, non ti scoraggiare. L'ho trovato. Ah no, è un cetriolo. Ok, sarà qui. Scendo, scendo, scendo. Oh mio Dio, c'è un passaggio segreto. È tipo un mezzo blocco. Quindi devo nuotare attraverso i mezzi blocchi. Allora di qua, guardate. No. Direi di no. Di qua. No, ma non ci posso passare. Non mi ci fa passare. Vuoi vedere che è tipo in bella vista qua? No, ok, no, 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 è nascosto. Ma io non posso passare qua in mezzo. Oh, forse qui? L'ho trovato? No, non ho trovato un cavolo di niente. Esci, esci, esci. Non è sulla barca, vero? No. Ma... non ci credo. Era qui veramente. Ok, fantastico. Il villaggio. Esploriamo, esaminiamo. Trovato. È qua? No, è un troll. Mi prende in giro, ragazzi. Mi prende in giro. Non possiamo fidarci della prima cosa che vediamo. Bisogna analizzare tutta quanta la mappa. Sarà qui, sicuro. Ok, saliamo, 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 saliamo. Quello? No, non è un pulsante. Allora sarà qua? No, neanche. Sull'albero? No, direi di no. Dov'è questo pulsante? Eccolo! E come faccio a schiacciarlo? Non lo posso schiacciare da qua. No, no, aspetta, c'è qualcosa che non va. È qua, è tipo oltre quel blocco. Lo vedete? Come faccio ad arrivarci? Aspetta, in casa c'è qualcosa? Non c'è niente. Mi stai dicendo che è raggiungibile da qua? Ma non ci credo neanche se... guarda. È impossibile! Cosa? Forse da qua? No, neanche. Ma che cavolo? Ma come faccio a raggiungerlo? Non sto vedendo qualcosa? C'è un passaggio segreto, magari? Oh, no, non ci arrivo, non ci arrivo! È impossibile! No, non posso schiacciarlo da qua. Ragazzi, scusate, ma per questo livello devo usare la creativa. Non ho proprio la più pallida idea di come sarei dovuto riuscire ad arrivare quassù.
Ok, livello completato. Ho barato, è vero, però scusatemi. Mineshaft. Vabbè, questa di nuovo. È buia. È molto buia, non si vede un cavolo di niente. Cioè, vi giuro, ragazzi, non vedo niente, ma la sto perlustrando tutta quanta. Chissà se voi l'avete già visto. Ah, eccolo. Volevi nasconderlo al buio, ma a Kendall non sfugge nulla. Ricordati che c'ho la vista di una tigre. Land, ok. Anche qua il mio istinto mi dice di salire in cima, cima, cima. Devo fare del... aspetta. Può essere piazzato sugli shulker box viola. Questo quindi? No. Dove sono gli shulker box viola? Quindi questo è tipo un livello interattivo. Ok. No. Ma non me li fa piazzare, ragazzi. Cioè, questo mi sembra il più volare. Oh! Che cosa cavolo? Scusa se ti ho fregato con il pulsante finto. Non ci credo. E mi sono fatto fregare, ci sono cascato con tutte le scarpe. Parkour medio, va bene, dai, su. Andiamo, creatore della mappa. Non hai ancora capito che i parkour non sono un problema per me? Siamo arrivati all'ultimo livello. Parkour insane. Se non riesci a battere questo livello, puoi usare questa. No, non la uso mica. Scusa, perché non dovrei riuscirci? È veramente così tanto difficile questo parkour? Nah, figurati. Per un imperatore, nulla è troppo difficile. Ok, questo salto... No, questo salto è difficilissimo. Io solitamente i salti con i blocchi sopra la testa li faccio tipo di uno. Qua è un salto di uno, due, tre, quattro blocchi sopra la testa. Ho un'idea. Tra non molto capirete cosa voglio fare. No, quasi. Quello è l'unico modo che ho per fare questo salto. Ok, devo ammetterlo, questo parkour è piuttosto difficile. È soltanto questione di allenamento. Oh, oh, oh! Fantastico. Adesso un salto doppio così. Benissimo. Nessun parkour è troppo difficile per Kendall. No. Non importa, perché io quando imparo il salto una volta riesco a farlo tante volte. Lo devo fare in velocità. Uno e due. Mannaggia, quasi. Quasi. Sì, perfetto, ce l'ho fatta. Ok, grande Kendall. Grandissimo. Il migliore. No, 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 che cavolo ho fatto, che stupido. Aggrappati, fantastico. Devo saltare lì adesso. Uah! Facile. Ok, questo salto sarà complicato. Eh già, immaginavo. Cavolo, che parkour tosto, ragazzi. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sto avendo difficoltà. Allora, il pulsante è là, quindi devo per forza fare bam e bam. Sono pronto. Oh! Sì, ce l'ho fatta. Ok, ho soltanto un tentativo. No, non ci credo. Credetemi se vi dico che è molto più difficile di quel che sembri. Dai. Sì, sì. Non ci credo, ce l'ho fatta. Per sbloccare questa stanza completa tutti i livelli e poi trova il pulsante. Ma che è questo forse? Ah, è quello. Non ci posso credere. Ha nascosto un pulsante anche per il livello finale. E cioè, io il creatore di sta mappa lo odio. Ok, abbiamo sbloccato l'ultimo livello. Oppure che cos'è, una ricompensa? La fine e il libro finale. Grazie per aver giocato la mappa. Mi era stato promesso un'uscita e invece sono ancora bloccato. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, cercherò di uscire in qualche modo. Ciao!